Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. In primo piano in questa edizione del telegiornale. La vittoria del centrodestra nelle Marche, Acquaroli annuncia il primo atto da governatore, una lettera al capo dello Stato Mattarella per sollecitare la ricostruzione delle zone terremotate. Ecco i nomi dei consiglieri eletti in provincia di Pesaro Urbino. Biancani del PD va all'opposizione con oltre 10.000 preferenze insieme a Micaela Vitri. A Fano passano i leghisti Carloni, Serfilippi e Marta Ruggeri dei 5 Stelle. In consiglio anche Baldelli e Rossi. Elezioni comunali a Isola del Piano, riconfermato il sindaco uscente Giuseppe Paolini. A Sant'Angelo in Vado vince Stefano Parri con il 47% dei voti. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Come vedete da questa inquadratura larga che adesso andiamo a stringere, c'è anche un ospite che tra poco vi presenteremo. Intanto cominciamo dicendo che Francesco Acquaroli è il nuovo presidente della Regione Marche, il primo del centrodestra. Ieri durante la lunga maratona elettorale vi abbiamo mostrato i dati in tempo reale, ma vediamo oggi nel dettaglio le percentuali definitive. Allora, Francesco Acquaroli, che ha ottenuto oltre 360.000 voti, pari al 49,13%, è stato dunque eletto presidente. Il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi si è fermato al 37,29% con 274.000 preferenze. Segue Gianmario Mercorelli del Movimento 5 Stelle con poco più di 63.000 voti, pari all'8,62%. E questa mattina ad Ancona il neogovernatore Acquaroli ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha annunciato di non tenere per sé la delega alla sanità e di voler inviare una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per far rientrare nelle priorità del governo la ricostruzione delle zone terremotate. Simona Zonghetti. Forte del risultato che sfiora il 50%, il nuovo governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha incontrato la stampa già nel giorno successivo alle elezioni per ribadire le necessità, a partire dalla ricostruzione post-sisma per ridare dignità alle famiglie, un futuro ai giovani e una speranza agli imprenditori che in quei territori hanno investito e dedicato tutta la vita. Perché ritengo che quello che è la situazione del sisma, del cratere, quello che si vive nella nostra regione, in quella fetta importante della nostra regione, nel territorio che è praticamente vastissimo, è una priorità che non deve essere solo per la nostra regione, ma deve essere una priorità nazionale. Noi cercheremo con tutte le forze di rispondere al meglio ai bisogni della gente, ha proseguito il neogovernatore, che ha parlato anche di sistema sanitario. Acquaroli non si terrà la delega alla sanità, che invece merita, ha detto, un impegno quotidiano. Noi gradiremo tutti di poter conferire deleghe a figure che comunque conoscano le Marche, conoscono il nostro territorio, perché vede, il tecnico è sicuramente un valore aggiunto, ma il tecnico deve, per operare bene, deve anche essere un tecnico che conosce il territorio. Sulla provincia di Pesaro Urbino invece Acquaroli si dice favorevole alla realizzazione del nuovo ospedale. Giusto pure che venga realizzato per conferire risposte anche alle esigenze di sicurezza dal punto di vista sismico, l'efficientamento energetico, quindi è giusto realizzare sicuramente una struttura nuova che sia all'altezza dei tempi che viviamo, ma non sarà un ospedale unico, sarà un ospedale che rappresenterà un punto di riferimento, ma non l'unico punto di riferimento. Nelle prossime ore, poi concluso il governatore, inizieremo a ragionare sugli assessorati. Parlare di giunta adesso è prematuro. La prima riunione di maggioranza quando sarà? Guardi, credo che entro qualche ora ci vedremo, poi entro domani, dopodomani, insomma, cercheremo di organizzarci. L'inclusione ha sentito anche i leader politici a livello nazionale? Beh, chiaramente ieri è venuta Giorgia Meloni, questa mattina mi ha telefonato Silvio Berlusconi, mi sono sentito con tutti i coordinatori regionali. Devo dire che magari qualcuno altro mi avrà anche chiamato, ma purtroppo ho il telefono sotto assedio, molto spesso lo tengo in modalità aerea perché disturba e interferisce con le interviste, con la comunicazione, quindi sicuramente voglio dire avrei occasione di parlare con tutti nelle prossime ore. Invece dietro al tavolo per
Allora, lo avete sentito nei titoli, entrerà in Consiglio Comunale anche Francesco Baldelli, di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia che è il partito espressione del nuovo governatore della nostra regione. E allora saluto il consigliere, neoconsigliere Francesco Baldelli, ex sindaco di Pergola e vicepresidente nazionale dell'ANCI. L'ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Allora, innanzitutto diciamo che ha preso 4.911 voti, naturalmente lo zoccolo duro Pergola, il suo paese, la sua città, ma ha preso anche tanti altri voti, un po' in modo omogeneo, in tutto il resto della provincia di Pesaro Urbino. Come ha letto questo dato, questa omogeneità? Innanzitutto, direttore, grazie per l'invito. Prego. La saluto cordialmente, anche per il lavoro che fa per il nostro territorio, con la sua TV, e saluto tutti i telespettatori di Fano TV e gli amici fanesi. 4.991 preferenze che provengono da tutto il territorio. Questo è un grande piacere perché sono un consigliere regionale eletto da tutta la provincia. Penso ai circa 400 e rotti voti di Fano, ai 250 voti di Pesaro, ai tanti voti di Pian di Meleto, di Belforte, di Montecopiolo, di Pergola, di Fossombrone, circa 300 di Cagli. Quindi in maniera omogenea le comunità hanno risposto eleggendomi come rappresentante di tutta la provincia. Io sì, nella presentazione, andando veloce, mi pare che ho tolto 800 voti, così 4.911, quindi praticamente 4.991, quindi sono quasi 5.000 voti. Insomma. Quasi 5.000. Quindi lei è il terzo più votato del centrodestra nelle Marche, perché mi pare che il primo sia Castelli, poi c'è Carloni e poi c'è lei. Quindi, sì, insomma, proprio così, direttore. Un risultato importante. Allora, io le chiedo velocemente, perché siamo dentro il telegiornale, quindi non c'è molto spazio, anche perché poi abbiamo dei collegamenti. Allora, lei ha chiaramente dei cavalli di battaglia che i suoi elettori conoscono, per questo ovviamente hanno dato il voto e la preferenza a lei. Vorrei che però anche gli altri telespettatori che non l'hanno votata sapessero che in Consiglio Comunale andrà una persona che ha a cuore che cosa? È un grande risultato innanzitutto che premia la coerenza e la passione per il territorio, tutto il nostro territorio. Quindi adesso inizia il lavoro più importante, quello delle battaglie storiche che mi riguardano, quella della sanità, quella delle infrastrutture, quella dell'agricoltura, quella del turismo, quella del commercio, quella dell'artigianato, le battaglie per le quali abbiamo sempre combattuto. Anzi, lancio subito un appello ai dirigenti regionali che blocchino subito il project financing e si cominci a ragionare sul nuovo piano sanitario e sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, che tra l'altro riguarda in modo particolare tutta la nostra provincia, ad iniziare dalla città in cui in questo momento mi trovo ospite, ossia la città di Fano con il suo ospedale, ma potremmo parlare di Pergola, di Urbino, di Fossombrone, di Cagli e di Sasso Corvaro, e della stessa città di Pesaro che sta soffrendo fortemente la chiusura degli ospedali filtro di tutto l'interno e anche il depotenziamento dell'ospedale di Fano, per cui stiamo intasando la struttura pesarese che non è più capace di dare risposte adeguate sia nei tempi che nella qualità agli stessi abitanti del capoluogo. Allora, la sanità ha giocato un ruolo importante, lo ha detto anche Mangialardi quando ha annunciato insomma, di essere stato battuto in qualche modo, e le cause che hanno provocato questa debacle nel centro-sinistra, quindi la sanità. Ma quando parliamo di sanità parliamo di liste d'attesa, il CUP che non funziona, parliamo degli ospedali piccoli, territoriali, che sono stati chiusi. Lei farà di tutto per riaprire questi piccoli ospedali? Ce ne sono alcuni nei suoi territori. Dobbiamo far di tutto subito per istituire un tavolo di lavoro, per riscrivere totalmente il piano sanitario regionale, che parta da una rivisitazione dell'organizzazione ospedaliera. Quindi significa ospedali filtro in tutto il territorio verso le strutture maggiori. Strutture maggiori intendo gli ospedali di Fano, che deve riacquisire una sua autonomia funzionale, e l'ospedale di Pesaro, che va riorganizzato, va potenziato, va riqualificato. Subito un'analisi costi e benefici, bloccare il project financing per la costruzione dell'ospedale unico che chiude tutti i nostri ospedali. Bisogna subito ricercare questi spazi per dare risposte ai nostri concittadini. Ce la farete in 5 anni?
Una battaglia lunga perché il malgoverno degli amministratori che ci hanno preceduti e la testimonianza è la bocciatura dei principali consiglieri regionali che rappresentavano quel consiglio regionale e quella giunta regionale ne è la dimostrazione, quindi i danni fatti da questi consiglieri regionali sono davvero tanti. Bisogna rimediare quei danni, dobbiamo immediatamente iniziare questo lavoro, lavorare bene in questi 5 anni e riproporci per i prossimi 5 anni per completare il lavoro che vogliamo intraprendere. Ultima battuta, lei fa parte dello stesso partito del presidente Acquaroli, Fratelli d'Italia. Conosce il presidente? Sì. Un ragazzo, un uomo di 45 anni, equilibrato, pacato, che può affrontare con determinazione insieme alla squadra di Fratelli d'Italia e anche il resto della coalizione i problemi che riguardano la nostra provincia, la nostra regione, per dare veramente una svolta, perché tira aria di cambiamento, lo sentiamo tra la gente ma lo sentiamo anche tra i consiglieri regionali eletti. Grazie a Francesco Baldelli, consigliere regionale neoeletto di Fratelli d'Italia. Grazie per essere stato ospite del nostro Grazie telegiornale. Continuiamo a parlare di consiglieri perché nel prossimo servizio curato da Filippo Pucci vi facciamo vedere chi entra, chi esce appunto dal Consiglio. Vediamo. Sono i candidati che andranno a sedersi nei banchi del Consiglio regionale delle Marche. Facciamo chiarezza grazie alla ripartizione dei seggi nella circoscrizione della provincia di Pesaro e Urbino. Nel Partito Democratico, il partito più votato della provincia pesarese, entrano nei banchi dell'opposizione Andrea Biancani con 10.224 preferenze, insieme alla giornalista Micaela Vitri con 5.786 voti. Gli altri 5 seggi sono ripartiti tra Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Civitas Civici. Nella Lega passano i 2 fanesi Mirko Carloni, il più votato delle Marche del Carroccio, con 6.827 preferenze, e il giovane Luca Serfilippi con 3.357 voti. Un consigliere scatta anche nella fila di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, dove a rappresentare il partito del governatore siederà l'ex sindaco di Pergola, Francesco Baldelli, che ha ottenuto 4.991 preferenze. Entra in consiglio regionale nelle file dell'opposizione anche un'altra fanese, Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle, che ha totalizzato in tutta la provincia 1.685 voti, di cui 1.151 nella sua città. Infine un consigliere anche della lista della coalizione di centrodestra, Civitas Civici, dove il candidato più votato è risultato Giacomo Rossi di Apecchio con ben 646 preferenze. Tra gli esclusi invece ci sono l'attuale sindaco di Colli al Metauro, Stefano Aguzzi, e il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Renato Claudio Minardi. Allora, questo dunque il servizio di Filippo Pucci su chi entrerà in consiglio regionale, e noi questa sera abbiamo deciso di conoscere meglio, più da vicino, 2 di questi candidati. E lo facciamo andando in 2 piazze, possiamo dire così, 2 piazze della nostra provincia. Siamo a Pesaro con Simona Zonghetti e una appunto del Partito Democratico con Micaela Vitri, che entrerà appunto in consiglio, e poi con Giacomo Rossi, che invece vedo collegato da Fossombrone con Letizia Marchioni. Allora cominciamo da Simona Zonghetti. Buonasera Simona. Sì Marco, buonasera, mi trovo in Piazza del Popolo a Pesaro insieme alla collega Micaela Vitri. Micaela, 45 anni, giornalista, conduttrice televisiva, dunque un volto noto in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino, e ha deciso di candidarsi per questa tornata elettorale appunto con il Partito Democratico. Grazie alle 5.786 preferenze entrerà in consiglio regionale. Dunque Micaela, intanto ti chiedo se ti aspettavi così tanti voti e quali sono stati in questi 2 giorni le tue emozioni, le tue sensazioni? Assolutamente no, non me lo sarei mai aspettata. Vorrei ringraziarli tutti uno per uno, infatti chiedo possibilmente di chiamarmi, contattarmi, incontrarmi per strada, perché vorrei dire grazie uno per uno a tutti. Ovviamente non me lo sarei mai aspettata, ma è un'emozione grandissima, perché questa non è una vittoria solo mia, ma di una squadra che ha lavorato davvero intensamente per questi 2 mesi. Io sono arrivata che era un po' l'outsider della politica, sono una giornalista come te, quindi da 20 anni la racconto, conosco però molto bene i bisogni del territorio, e quando abbiamo iniziato a lavorare 2 mesi fa, io, il sindaco di Vallefoglia Palmiro Chiali, che mi ha proposto questa candidatura e che subito ha avuto il sostegno anche di altri sindaci vicini, abbiamo
capito davvero che c'era tanto da fare e che potevamo creare una squadra unita. Questa vittoria non è infatti solo mia, ma nostra. Io lo ripeto ormai ininterrottamente da questa mattina. Ecco, hai deciso proprio di accettare questa candidatura su proposta del sindaco di Vallefoglia, Palmiro Occhielli, però una campagna elettorale portata avanti insieme a Biancani. Questo traino può averti anche aiutato? Certo, parlavo di una squadra proprio per questo, perché Andrea è stato un po' il nostro attaccante, Ucchielli l'ho definito il nostro allenatore, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ci ha dato un aiuto fondamentale, perché ha sostenuto la mia candidatura lontanissima da tutte le lobby di partito, di potere, pensando solo a lavorare per il territorio, creando un progetto in rete, facendo in modo che si possa sostenere tutta la provincia. È vero, saremo all'opposizione, ma faremo comunque in modo di difendere tutti i nostri progetti già avviati, tutte le risorse che dovranno arrivare. Io tra l'altro sono nata e cresciuta a Montecchio, tra Montecchio e Pesaro, e lavoro tra Pesaro e Urbino, ma sono fanese, non lo sa quasi nessuno. Esatto, questa cosa infatti in pochi la sanno, raccontacela. Mi definisco infatti una cittadina della provincia invece che cittadina del mondo, perché da 10 anni ho la residenza a Fano, voto a Gimarra, nello stesso asilo che ha frequentato mio figlio al Collodi, per cui è un territorio che conosco bene. Essere una rappresentante quindi di tutta la provincia mi onora e farò di tutto per ricambiare la fiducia che mi è stata data. Quali sono le priorità della regione? Beh, sicuramente la sanità, dobbiamo ammettere qualche errore commesso negli ultimi 5 anni, ora però vogliamo che il centrodestra mantenga le promesse, perché sono state fatte promesse importanti, a partire dagli ospedali di tutto l'entroterra, hanno detto che saranno riaperti, ora vogliamo che queste promesse siano mantenute e noi siamo lì proprio per questo, per fare in modo come un pungolo che gli ospedali possano riavere dignità, possano essere ripotenziati, a partire dal punto di primo intervento a Sasso Corvaro, da Fossombrone, perché tutti i cittadini possano davvero avere i servizi di cui hanno pieno diritto. In campagna elettorale ha parlato in particolare anche di scuola e di lavoro. Sì, mondo del lavoro veramente l'ho vissuto da vicino un po' in tutti i settori, dagli operai, tecnici, gli addetti all'amministrazione, gli imprenditori, che in questi giorni mi hanno raccontato quali sono state le difficoltà vissute non solo con il Covid ma anche negli ultimi anni. Quindi farò il possibile per essere vicina, per fare in modo che la regione velocizzi e sburocratizzi tutte le pratiche. Questo non costa nulla ed è un primo passo da fare. A livello personale invece che cosa si auspica? Ma a livello personale davvero sono ancora un po' emozionata e questa è già una soddisfazione enorme che sto condividendo con chi mi ha appoggiata e sostenuta fin dall'inizio. Ed è stata una candidatura davvero portata avanti con il coraggio di cui solo i più grandi sono capaci, ho detto al sindaco di Vallefoglia Occhielli, e per questo spero davvero di ricambiare tutta la fiducia che mi è stata data. Si dedicherà completamente a questo nuovo incarico per il momento? Certo, da adesso in poi non siamo più colleghe, Simona, e farò il possibile per portare la voce dei cittadini non solo tra le pagine dei giornali, in una TV come ho fatto per 20 anni, ma davvero in un tavolo istituzionale dove potrà essere ascoltata e fatta valere. Grazie Micaela, buon lavoro. Direttore, ci sono domande? No, buon lavoro anche da parte mia allora. Andiamo a Fossombrone invece, da Letizia Marchioni. Le auguro buon lavoro, direttore. Grazie, direttore, grazie Marco Ferri, grazie davvero. Speriamo di risentirci presto. Sarò presente per qualunque cosa, davvero. Sarò a disposizione dei cittadini. Andiamo, dicevo, a Fossombrone, da Letizia Marchioni, che ha invece come ospite Giacomo Rossi. Ce lo presenti? Buonasera. Sì, buonasera direttore. Siamo qui in compagnia di Giacomo Rossi, appunto, fresco di lettura al Consiglio regionale, appunto, per la Regione Marche. Fa di questa sua elezione e quindi insomma dopo tanto tempo, dopo tante lotte, tanto infatti è stato combattivo durante questi mesi, durante la sua campagna elettorale, ce l'ha fatta, si può dire. E quindi insomma un imprenditore agrituristico legato alla sua terra che insomma è contento di aver raggiunto finalmente questo obiettivo dopo... Forzi. Ma facendo un passo indietro, le chiedo, che cosa l'ha spinta a candidarsi?
Allora, innanzitutto mi sono candidato per dare una mano a Francesco Acquaroli, che è un amico, una persona per bene, una persona preparata, e ho voluto fare parte di questa squadra per portare il mio contributo. Inoltre, mi sono candidato per portare le mie battaglie in regione, quindi tutta l'attività che ho fatto in questi anni, tutte le grandi battaglie per il territorio, volevo portare in regione e sono stato eletto e appunto ce le porterò. Quindi una cosa, insomma, un'elezione inaspettata. Era molto difficile farcela e stamattina ho saputo appunto di questa cosa, quindi insomma sono contento. Ma quindi quali sono le prime impressioni che ha avuto, insomma, anche a livello emotivo dopo questa sua candidatura, dopo questa elezione? Allora, io l'ho saputo stamattina da un amico, da un consigliere comunale di Pesaro, che mi ha comunicato insomma della mia elezione. Mi ha detto: comprati due giacche nuove perché devi venire ad Ancona. Quindi insomma è stata una cosa inaspettata, molto piacevole. Poi sono uscito, ho iniziato a far festa con un po' di amici. Io sono di Apecchio, quindi sono uscito in paese, ho subito trovato gli amici per far festa. Questa giornata la dedico alle interviste, ai rapporti con le persone, alle tante chiamate che mi stanno arrivando da tutto il territorio provinciale. Ma quali disposizioni che metterà in atto adesso che al Consiglio? Allora, innanzitutto bisogna portare avanti la battaglia storica che ho portato avanti io fuori dal Consiglio, che è la lotta contro la tassa di bonifica, una tassa illegittima, ingiusta, quindi una revisione del oltre tante altre cose che ho spiegato anche nel mio programma elettorale. C'è molto da fare e siamo pronti. Bene, grazie Letizia. Se da studio non c'è nulla... Va benissimo così, ringrazio te, ringrazio anche Simona da Pesaro e i nostri ospiti. Andiamo avanti con il giornale e per parlare invece, visto che siamo nelle piazze ma non c'è nessuno, siamo andati con le nostre troupe in pieno giorno per ascoltare un po' a caldo i pareri di questa svolta storica che appunto ha coinvolto tutta la Regione Marche, una svolta dopo tanti decenni che dunque vede il passaggio da centrosinistra al centrodestra come guida appunto della nostra regione. Vediamo. La regione si tinge di blu dopo 25 anni in rosso. Sono questi i risultati delle elezioni regionali concluse ieri che hanno confermato i sondaggi che da mesi mettevano in testa al candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, che con uno stacco di oltre 10 punti percentuali rispetto a Maurizio Mangialardi di centrosinistra arriva al comando della regione. L'affluenza, maggiore rispetto a quella delle scorse elezioni, ha testimoniato la tanta voglia di dare il proprio contributo, esprimendosi tramite il diritto di voto. Oggi abbiamo sentito i pareri degli elettori fanesi. Che cosa pensa dei risultati delle elezioni regionali? Io sono molto contenta, è andata benissimo. Come mai? Perché era secondo le mie previsioni, sono state avverate, sono contenta così. Il ricambio è indispensabile. Dopo 25 anni di governo è bene che si cambi e se non vanno bene fra 5 anni li ricambiamo. Non è un problema. E a me piacciono molto i cambiamenti. Dopo tanti anni bisognava cambiare e secondo me bisognava cambiare anche alla luce degli ultimi avvenimenti che ci sono stati nelle Marche, vale a dire la soppressione di alcuni servizi essenziali di cui i cittadini sono chiaramente rimasti scontenti, della gestione dell'emergenza terremoto di cui i diretti interessati ma anche tutti coloro che avevano un attimo a cuore le sorti di quella povera gente sono rimasti molto scontenti, sono anni che sono ancora nelle cassette. Quindi speriamo che il cambiamento sia un cambiamento in meglio, non sia il solito cambiamento all'italiana, sembra che tutto cambi ma assolutamente non cambia nulla. Sono contenta, faranno quello del mio meglio, cosa devo dire io? C'era bisogno di cambiamento secondo lei nelle Marche? Ma non lo so, può darsi, non lo so perché bisogna provare. Come va col cambiamento oppure il cartone indietro. Tanti sono quelli che non si esprimono a riguardo, mentre alcuni dichiarano di essere rimasti delusi dai risultati. Io me lo aspettavo, tutto qui, me lo aspettavo.
chi è? Anche io me l'aspettavo. Sia per il referendum, sia per le regionali, me l'aspettavo. Si rispetti la democrazia, come la rispetteremo senz'altro. Ha vinto lui, governi le Marche. Ma pensa che... Leggeremo come lo governerà le Marche. Pensa che c'era bisogno di un cambiamento nella regione? Assolutamente no. Per quanto mi riguarda, avrei preferito una continuità con quello che c'è sempre stato nelle Marche, il centro-sinistra. Più chiaro di così? Abbastanza prevedibili dagli umori che si sentivano in giro. Poi la politica in genere ha perso, cioè siamo nel senso che penso una cosa, a parte chi vince e chi perde, ma ci sia una classe politica che è un po' scarsa, se si può dire. Che mi trasferisco in Puglia, dove sta mia figlia, dove ha vinto la sinistra. Arrivederci. E adesso invece parliamo dello spoglio delle schede comunali che ci sono state nei 17 comuni della regione. In particolare questa sera vi diamo conto di quello che è successo in due comuni della provincia di Pesaro Urbino, dove ci sono due comuni che hanno eletto i sindaci, a dire il vero, come in questo caso Isola del Piano, vedete i risultati. Giuseppe Paolini è stato riconfermato alla guida del paese con il 55,41% dei voti, ha vinto quindi contro lo sfidante Giacomo Toccacieli, che di voti invece ne ha totalizzati 173, pari al 44,59%. Poi si è votato anche in un altro comune, a Sant'Angelo in Vado. In corsa c'erano tre candidati, Stefano Parri, che poi ha vinto e dunque è il nuovo sindaco della città del Tartufo, ha totalizzato 1170 preferenze, pari al 47,91. Le due sfidanti, Emanuela Galli 28,09% e Romina Rossi con il 24%. E adesso ancora la cronaca, agli arresti era, agli arresti domiciliari, ma continuava a spacciare droga. Un cittadino albanese è tornato in carcere dopo essere già stato arrestato un anno fa perché colto nella fragranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di quasi mezzo chilo di cocaina. L'uomo, dopo aver trascorso circa due mesi dietro le sbarre, era stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Ma grazie ad un servizio di appostamento della squadra mobile di Pesaro è stata fermata una persona appena uscita dalla palazzina, trovata in possesso di due dosi di cocaina appena ceduta dallo straniero. Inoltre, la perquisizione nella casa ha portato al sequestro di tre involucri contenenti 80 grammi di cocaina occultati all'interno di un barattolo. Invece nella tasca di un giubbotto sono stati rinvenuti 11.000 euro in contanti, ritenuti il provento dello spaccio. L'albanese è stato condotto nella casa circondariale di Villa Fastigia e l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria che ne ha disposto la custodia cautelare. E con questa notizia di cronaca chiudiamo qui questa edizione del telegiornale. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e uno speciale sulle attività dell'Accademia dello Spettacolo di Fano. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.